Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Allora, avete visto alcune modifiche che ho fatto alla casa? Ho voluto prendere quella candela con quel piatto che secondo me sul baule sta benissimo. Però ancora qualche cosina non mi piace tantissimo, però adesso rimane così, basta. A me piace molto il richiamo di quel colore verde acqua e non so, sicuramente andrò a richiamarlo anche con i cuscini sul divano, perché io ho due cuscini senza le federe, le ricopriture, e magari più avanti andrò a prendere una delle federe che possano richiamare anche quel colore lì, perché mi piace veramente tantissimo. Dunque, come state? Intanto vi faccio un buon inizio ottobre, lì c'è il mio caos che comunque dovrò andare a sistemare. Allora, io vi dico che a me ottobre e novembre non piacciono per niente. Non lo so, perché il passaggio dall'estate all'inverno per me è tremendo, anche psicologicamente io mi vado a pezzi, però ci siete voi che mi tirate su tantissimo e quindi ne approfitto per condividere con voi questo periodo. Allora, ho preso anche questo barattolo qui che a me è piaciuto tantissimo. Adesso ve lo faccio vedere nello specifico, ma non so cosa metterci. Però mi è piaciuto talmente tanto, adesso devo andare ad asciugarlo, che l'ho voluto prendere da tenere qui in cucina. Guardate la meraviglia. Amo la mia casa e la mia vita felice. Credo che sia così la traduzione, non lo so, felice vita, vita felice. E vorrò andare a metterlo in cucina perché lo devo tenere in bella vista, mi piace veramente tanto. Non so se andare a metterci il sale grosso, pensavo, mi è venuto adesso, magari metterci il sale grosso perché ovviamente serve sempre in cucina, sì, andrò a metterci il sale grosso. Dovrebbe a giorni arrivarmi quel benedetto cestino che ormai sarà secondo me 2 mesi che l'ho ordinato, in modo che vado a sistemare questa zona qui. Allora ragazze, questo set di mestoli che io ho preso su Amazon nel periodo di lockdown fa veramente pietà, per non dire un'altra parola. Guardate, mi si stanno rovinando tutti i mestoli, li lavo a mano, non li lavo in lavastoviglie, però si stanno rovinando, magari quelli proprio brutti brutti andrò a cestinarli, però questo qui andrà inserito nel mio nel cestino che dovrà arrivarmi, e quindi ho voluto prendere anche quell'aggeggino lì, quel contenitore di vetro, perché mi piace tantissimo. Allora ragazze, oggi dopo vi faccio vedere anche un po' la camera da letto, anche se mi deve ancora arrivare il copri piumino. Intanto sono andata a cambiare le mie lenzuola
perché comunque oggi è venerdì e vado a lavorare verso le 14, quindi sto prendendo tutto con un po' più di calma. Sono andata a lavare anche il mio copridivano che è fuori ad asciugare, però con il tempo anche lì ne dovrò andare a prendere un altro, perché comunque finché non si asciuga ho bisogno di coprirlo il divano, perché il mio gattino ci va spessissimo e a volte mi fa dei dannini. E quindi vorrò andarla a prendere sicuramente più scuro di quello che ho, di una tonalità più scura di quella che ho. Qui naturalmente c'è sempre un po' di caos, lì c'è il treppiedi. Adesso vi porto in camera da letto, vi faccio vedere un po' le modifiche che ho fatto, però non tantissimo, assolutamente. Ma finché non arriva il copri piumino ve li voglio far vedere, perché comunque su Instagram le ho fatte già vedere. Anzi, vi ricordo che su Instagram sono sempre Miss73Woman. Lì sono sicuramente più attiva, vi faccio vedere anche, non so, le pulizie che faccio durante la mattinata, gli acquisti, cioè lì sono proprio iperattiva, perché è una cosa talmente veloce e diretta che mi piace molto di più. Intanto la mia lavatrice sta per prendere il volo, ma non vi preoccupate, è un volo molto breve, dura 5 minuti. Comunque andiamo in camera da letto, vi faccio vedere. Qui c'è il mio amore che è voluto andare a fare la ninna. Amore, sei voluto andare a fare la ninna? Sì. Adesso domenica gli faccio il bagnetto, perché è un po' sporichino questo patatino. Allora ragazzi, prima di tutto vi volevo far vedere che sono andata a mettere la trapunta, quella un po' più sottile, perché comunque adesso per il piumino mi sembra abbastanza presto, ancora molto presto, e ho messo il copri piumino che acquistai l'anno scorso da Ikea. E cosa ho fatto? Sono andata a passargli un po' di questo del ferro, dell'ariete. L'ho preso quest'estate prima di andare in ferie. Si può utilizzare sia in modo verticale ma anche come se fosse un ferro da stiro. E ragazzi, non vi ho fatto vedere il prima, mi sono dimenticata, era proprio tutto pieno di grinze e mi è venuto stirato benissimo. E lì ovviamente c'è già Ken, come vi ho fatto vedere prima, che fa la ninna, perché quando arriva il freddo, da che passa l'estate nel terrazzo, d'inverno lo passa sempre sul mio letto. E quindi questo è il letto cambiato. Adesso vi faccio vedere il mio comodino. Vi ricordate, avevo preso quel piatto dai cinesi. Gli ho messo esposti i miei tre profumi preferiti, Chloe, Le Vie Belle e questo qui che non me lo ricorderò mai. Comunque c'è un video che dove ve lo descrivevo, con questa candela rosa. Alla fine ho messo quella da via di mezzo, perché ne avevo di tre colori, presi sempre da Ikea. Qui c'è il mio specchio, non posso farne a meno, con tutti i miei gioiellini, giusto 2-3 Kidult, orecchini e collane. E per il momento sarà così, poi piano piano cercherò di sistemarlo. Ho fatto così in modo da riprendere il copri piumino che mi dovrà arrivare, sarà leggermente più chiaro, e questo piatto grigio che riprenderà sempre il copri piumino ma anche i colori della mia camera. E niente ragazzi, mamma mia, c'è una giornata buia, buia, buia fuori, non so se vuole, se voglia piovere o meno, ma che tristezza, io voglio il sole. Comunque credo di andare a mettere le lenzuola nell'asciugatrice oggi, perché io vado via fino a stasera e non voglio rischiare che mi si bagnino, anche se io comunque ho la fortuna di avere questo mega terrazzone coperto, vedete, infatti lì c'è il copri divano, ma no, secondo me li stendo fuori qui sotto, così si asciugano abbastanza. Poi eventualmente, se torno a casa stasera e vedo che sono umidi, gli do proprio una mezz'oretta di passata nell'asciugatrice, così mi risparmio un pochino. E dopodiché, prima di andare via, ne voglio mettere un'altra, perché ho le ceste piene, 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 piene. Poi stasera torno a casa, doccia, mi lavo i capelli e così sono a posto per il weekend. Con gli shampoo della Shampora, ragazzi, mi trovo benissimo, benissimo, mi tengono la piega, mi fanno i capelli proprio lisci come li voglio io. E sicuramente quando li avrò terminati io li andrò a riutilizzare, a riprenderli sicuramente, perché mi trovo veramente, veramente bene. Costano un po', costicchiano, però hanno il loro perché. Non c'è niente da fare, quando un prodotto costa di più c'è il motivo. E dunque io oggi a mezzogiorno non so che cosa andrò a prepararmi, ma credo di farmi
un piattino di pasta e adesso vado ad asciugare il mio barattolino, vado a sistemarlo, vediamo un attimino come viene e poi ve lo faccio vedere. Mi piace tantissimo, ho deciso di andare a prenderlo uguale anche per metterci vicino il sale fino e avete visto sono andata a mettergli sotto il il porta tazza che avevo preso all'IKEA, ne ho un altro che ho sistemato sotto la bottiglia di vetro ma posso benissimo toglierlo perché tanto non serve e quindi andrò a prenderne un altro per metterci il sale fino, mi piace tantissimo. Poi appena arriva quella benedetta cesta sicuramente inizierò a riempire anche quell'angolino come piace a me, in modo che riprenda questo angolo qui. Comunque il legno e il color nero è bellissimo, anche con il color bianco è molto bello, il legno non stanca mai ed è sempre molto molto fine. Allora, sono già le 11, io voglio preparare anche la cena per stasera, che non è niente di che. Però voglio andare a fare le falafel, che sono delle polpettine di ceci proteiche. In più ho anche questi peperoni. Li voglio andare a lavare, a tagliare e sicuramente a passare. E voglio farmi un bel sughino con la pasta, visto che comunque ho un po' di tempo. Li passo perché per chi come me ha la gastrite i peperoni non fanno benissimo, quindi li lavo, li tagliuzzo, li metto nella pentola e preparo il pranzo. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Cause I'm nervous. It's you. Che io mi dimentichi, volevo farvi un aggiornamento per quanto riguarda i miei profumatori per gli abiti da mettere appunto all'interno della lavatrice. Allora, io li ho trovati, i miei due profumatori per la vita li ho trovati, non li cambierò più se non andare da Eurospin ad acquistare altre fragranze, perché credo che questa linea qui di Eurospin sia in linea permanente. Allora, intanto vi faccio vedere quelli che ho preso alla Lidl e sono questi qui, ne ho tre, sapete, magari quest'altra settimana se riesco vado a fare un giro, vedo se ne hanno ancora e li prendo, anche se hanno un prezzo più alto di quelli dell'Eurospin, adesso vedo. Allora, questo qui io ho quello profumo Prato Fiorito,
Secondo me, come vi ho già detto, è identico a quello della Mr. Clean che si trova ad Attigotà e costa sui 9 euro, 8-9 euro. Quindi questo viene 4,99 ed è buonissimo. La rivelazione è questo qui che ho preso da Eurospin. Questo qui è all'argan. So che c'è anche altre profumazioni, ma io ho voluto prendere questo. Questo viene solo 2,99. Ragazzi, domani che è sabato vado, perché vado, sono a casa con mio marito. Questo, ragazze, lo adoro, lo amo, veramente, è ottimo. Io l'argan non è che ci vado molto d'accordo, però questo lascia un profumo pazzesco. Adesso che sta andando l'asciugatrice, sono andata lì fuori perché è piazzata vicino ai miei bidoni, c'è un profumo, ma un profumo pazzesco, quindi ragazze, poi 2,99, no vabbè, domani giro a Eurospin. Allora ragazzi, avete visto che sono andata a mettere l'asciugatrice perché fuori il tempo si sta facendo tutto nuvoloso e non voglio arrivare stasera distrutta e dover di nuovo lavare tutto quanto. Quindi ho deciso di mettere l'asciugatrice, la prima dell'anno. E niente, sto facendo andare i peperoni, avete visto che io li finisco di cuocere con l'acqua in modo che siano più leggeri possibili. Lì c'è il falafel che è pronto per stasera e vicino ci andremo a mettere un po' di insalata in modo da avere una cena un po' leggera. E ho deciso di non farmi a mezzogiorno i peperoni, ma di lasciarli per domani perché anche a mio marito piacciono tantissimo e quindi andrò a passarli e li avrò già domani, per domani pronti a mezzogiorno perché domani, essendo sabato, siamo finalmente a casa insieme. E niente, io adesso vado a mettere su un'altra lavatrice prima di andare. Sono già le 11:30, tra mezz'oretta metto su un po' di acqua e andrò a farmi un po' di riso o di pasta. Non lo so, c'è anche dell'orzo, può darsi che mi faccia anche l'orzo, adesso vedo un attimino. E niente ragazzi, io spero che anche questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Grazie per esserci sempre in tutti i miei video. Ci siete tutti voi e anche di più, quindi io sono felicissima, saluto le nuove iscritte, vi mando un bacio grande, grazie, grazie, grazie. E ragazzi, io vi saluto, vi mando a tutte quante un bacione grandissimo. E noi se vi va ci vedremo al prossimo video. Ciao amiche mie.